Salve e buongiorno. Oggi voglio parlare di una soluzione economica per proteggere i nostri prototipi dall'ossido, ma anche per ottimizzare anche le saldature. Questa è un'idea non mia, è di Lucky Luke, un utente di Grix.it, in cui vi invito anche a vedere i suoi progetti e soprattutto questa sua idea. Allora, ho realizzato questo video per spiegarvi meglio come realizzare questo prodotto. Quindi passiamo alla spiegazione pratica. Per cominciare ci serve un contenitore in vetro con una chiusura in metallo. I barattoli della marmellata vanno più che Tu non bene. conosci il suo potere! Ah, sono più che impazzita! Ah, sto per scatenare il potere del polistirolo! Secondo, del polistirene, chiamato anche polisterolo. Potete trovarlo gratuitamente da un pescivendolo o da un salumiere di fiducia. A proposito di questo materiale, il polistirene è un polimero aromatico termoplastico dalla struttura lineare. Chimicamente è inerte rispetto a molti agenti corrosivi. È solubile nei solventi organici colorati, intrelina in acetone e alcuni solventi aromatici come benzene e toluene. È trasparente, duro e rigido. Possiede inoltre discrete proprietà meccaniche ed è resistente a molti agenti chimici acquosi. È anche un ottimo isolante elettrico per condensatori ed è praticamente anigroscopico, quindi è più che idoneo al nostro scopo. Il terzo componente che ci serve è il dediluente nitro. Per chi non lo conosce, è un liquido dall'odore dissolvente leggermente dolciastro e caratteristico, costituito da un miscuglio variante di solventi principalmente apolari e polari aprotici, con prevalenza di idrocarburi esteri ed alcoli a basso peso molecolare e in genere a bassa percentuale o assenti di colorati. Viene usato come solvente nell'industria delle vernici e delle pitture, nonché per sciogliere cere come altri solventi a base di idrocarburi. Si tratta di una miscela infiammabile e nociva per inalazione e a contatto con la pelle. Può contenere tra molti solventi possibili alcune sostanze come toluene, acetato di metile, acetone, acetato di etile e butanolo. Adesso a questo punto, se avete tutti i materiali, passiamo alla dimostrazione pratica con un ulteriore video.